amici di Lady Radio, siamo qui, ci siamo riusciti. È segno che stiamo reggendo l'urto delle consegne natalizie. Eh, capelli arruffati, barba lunga, ma è che bisogna fare? Non c'è tempo di fare nulla, ma i pacchetti stanno arrivando tutti a destinazione. Quindi va bene così. Un saluto a tutti voi, dal vostro postino Alessandro Prosperi, Gianmarco Alla Regia. Ho qui accanto a me Andrea Fugelli, ma ancora mi, mi pare proprio non, non sia pronto a darvi i vostri saluti. Mi sentite? Ah, io ma ti, sento. ti sen mi senti? Sei, no, sei. perché io non sento niente in cuffia. Comunque, buongiorno, ve lo do lo Bene. stesso. Mentre intanto ci stiamo eh, sistemando un po' alla meglio, perché sì, siamo, no, arrivati, siamo arrivati un forse po' anche oggi senti. di corso, un po' trafelati. Infatti, nonostante questo, avevo un'idea ben precisa sulla puntata di oggi, e in realtà, alla fine si fa. Completamente un'altra un cosa, una puntata che nasce stanotte. Pensate, stanotte mi sono messo lì a riordinare. Non c'avevi nient'altro che fare? No, era meglio se dormivo, però alla fine. Tanto, le eh... consegne si sono fatte noi. Siamo a posto, eh, eh, <ride> <ride> però insomma, ho iniziato a guardare una storia. Ho guardato la via accanto, quella accanto ancora. Ecco, mi ha fatto capire perché sono così le tre, innamorato. fatto le tre de della mattina. L'una e mezzo, l'una e eh. mezzo. Però ecco, oggi è la puntata prima di Natale. Comunque oggi è il 22 dicembre, che... nasceva nel 1858. Oh, Giacomo Puccini, ah, esatto. eh? compositore Giacomo Puccini, sì, eh? che tutti conosciamo, quindi un grande saluto a tutti gli abitanti di Piazza Puccini. Oh, giusto, e si anche dire forse queste cuffie funzionano? Provo, Fa un cambio? Fa un Ma cambio? Un corsa? allora, intanto, possiamo... tra... allora, facciamo così: non parliamo troppo del Natale oggi, perché la eh. storia che abbiamo eh, preparato è molto interessante. Ti però... sento, <ride> grazie, Gianmarco. Ecco, allora, voglio, parliamo di un rito dimenticato, che è, troppo, che, che è dimenticato, quello del ceppo di Natale. L'abbiamo ricordato anche l'anno scorso, però un rito mm. che si celebrava a Firenze era quello che il capo famiglia prendeva questo. Eh, ceppo lo metteva nel fuoco. Mi stai per dire quindi che il Natale si è inventato a Firenze anche questo? No, questo no, però ah, un video, certo. purtroppo si fa poco. Stop, Viene buttato nel, mm -hmm. nel fuoco il capofamiglia. Poi si va alla messa. Quando si torna, i bambini iniziano con queste tenaglie conto, a battere in modo che si scaturiscono queste scintilline. scintilline. E poi tutti i, i vari dolciumi, i vari doni. E poi il giorno dopo, con queste ceneri, vengono cosparse un po' ovunque eh, con il segno di purificazione. Ecco un rito che era un po' eh, è stato un po' dimenticato ma teniamolo lì i ceppi erano anche degli strani oggetti di legno triangolari che servivano con, come eh, porta dolci porta frutta eh, che poi si compravano al mercato no, del porcellino, de porcellino. Sì. allora mh, arriviamo a noi te hai qualche data da ricordare qualcosa vuol dire qualcosa in particolare ma intanto voglio dare i numeri agli ascoltatori Vai. per intervenire con il loro messaggio whatsapp audio 395727775 per le chiamate in diretta 055572637 Bene, ora ci siamo. Ah. Abbiamo sistemato tutto, si può iniziare seriamente. Si vedeva se era un po'... Eh? Iniziamo dalla domanda della settimana scorsa. Si parlava, un altro ascoltatore ci aveva chiesto di San Donnino, San Donnino. Una di quelle classiche domande che vengono fatte così e uno dice porca miseria, come mai uno uno ha pensato a San Donnino sono andato a vedere la sua storia partendo da lui allora ho detto raccontiamo un po' tutte quelle strade siccome si parla di santi così ci sono tanti santi parliamo anche però di donne, di Fra di Suor tante strade sono dedicate a questi uomini religiosi oltretutto mi qualche dicevi. giorno fa l'intitolazione di una via San Frediano molto importante, una figura molto importante, Don Danilo Cubattoli, più noto no? con l'appellativo di Don Cuba, è quel tratto di strada, se ho capito bene Ale, sì. tra Piazza Verzaia e Borgo San Frediano. Okay. ok, quindi proprio nel cuore di San Frediano. Ecco, non solo, non solo perché eh, dovrebbe essere ieri o oggi... La ricorrenza della morte di Elia della il cardinale, ah. quel cardinale che si è speso tanto durante la guerra, tanto amico di Gino Barro. Bar. E Insomma, che quindi, diciamo, volevamo fare questa strada. Partiamo da San Donnino, però. Allora. Questa storia di questo santo è un po' una leggenda, non se ne trovano tanti, eh, tanti mh, documenti diciamo ufficiali. Un santo che eh, ricorda eh, come tipologia anche tanti altri santi, ad esempio San Maurizio. Ora non so la storia di San Maurizio, però so quella di San Miniato, il nostro San Miniato, che a eh, un po' sembra solito. Sì. Infatti, sì, sì, San Donnino, anche lui, Questo pare questo soldato romano, che è stato martorizzato a Fidenza il 9 ottobre del 299. A allora, 9 ottobre, ma ti dice nulla, Andre, perché 9 ottobre, se ti ricordi. bene... ottobre, bello, Santa Reparata, bravo, un altro martire. Il 10 Santa Sanca. Il patrono della gente stanca. <ride> o che I gli fanno male a un'anca. 8, 9, 10 ottobre, <ride> tantissimo. È il periodo dei santi. Da mm. 10 ottobre, Santa Tanca um, non sappiamo la, la storia, ma il nome è bellissimo. Va bene, la storia quindi è un po' sempre la solita: eh, come il nostro San Miniato vengono martirizza, martirizzati dopo al, la conversione al cristianesimo. San Miniato, quando venne poi decapitato, prese la sua testa sotto braccio. Ecco infatti mi ricordo se era: preso, cioè aveva la testa sotto braccio e poi era salito sul monte. Esatto, anche Sandonino è stato decapitato. San Miniato prende dalla da zona di Piazza Beccaria, cioè da lì che è stata ucciso lì prende e va verso Samiñato il, col, il colle fiorentino viene chiamato poi San Miniato perché viene fatta l'abbazia ecco la porta che troviamo attualmente a, in piazza Beccaria era chiamata apposta porta alla croce, croce al gorgo al gorgo non lo diciamo più ma sempre il nome corretto perché l'arno in quel tratto faceva un gorgo strano e quindi veniva ricordato così e a lungo è stata questo il ricordo di questo martirio eh, è stata posta qui una croce, cose nuove però. E quindi Sandonnino? Sandonnino, tutti dicevano che era decapitato, ma qui c'è un colpo di scena. Attenzione perché nel 2006, quindi solamente 1800 anni dopo, quando erano tutti lì intorno a questa tomba, dicevano anche se era stato decapitato o no? Ma sarà vero o no? Erano lì un voglio aprire, voglio aprire. Voglio... Alla fine aprono mm, e che hanno trovato? Nulla, un era decapitato, no? C'era allora. la testa ancora appesa. Eh, Attaccata, sì, non c'erano segni quindi come si dice spesso la fake, di San, Donnino, fake di San Donnino, leggenda. Ecco, mh, San Donnino viene da un borgo eh, dell'Emilia, il borgo di San Donnino. Perché Fidenza, fino al 1821, si chiamava nostra straganga <ride> oh, no, simile però perché si chiamava sì. Borgo San Donnino Fidenza. E come la strassegna prima si chiamava, San Ganga, eh, si chiamava L'Astra Gangalandi Vedete questo cambiamento di nomi E San Donnino Ci dice Dani in un messaggio ai 3925727775 Ma il 10 ottobre non è San Daniele Dani, Ci sta eh, Se ti chiami Daniele tu lo saprai meglio di noi No nome. no ce n'è tanti Ce, ce n'è tanti, tanti Lui ha un c'ha un sito apposta Santi di, di tutti i giorni Comunque Sandonino aveva un, faceva un miracolo, un, come si dice? Un, 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 un supereroe anche un lui. Superpotere. Un superpotere. No, a, parte, a parte gli scherzi, il miracolo che di Sandonino. Che faceva Sandonino? era la sua particolarità? Lui veniva eh, chiamato mm. per essere guariti dall'idrofobia. Mm. Quindi, poveri Può essere, ma in più la ripugnanza appunto all'acqua che ah. proprio quando uno sente sgorgare l'acqua, le viene eh, voglia di vomitare, non riesce a bere. Che è un sintomo sintomo? sintomo oh. Bravo! Che arriva per chi ha la rabbia, e ah, la rabbia è, portata dagli animali è, è venuto. È, diciamo questo: che appunto viene ricordato contro la rabbia, San Donnino, ecco, e a questo punto, partendo da lui, iniziamo a. Il, Iniziamo questo percorso che abbiamo ehm, immaginato. A questo punto, però, siamo andati lentissimi, claudicanti, ci siamo inceppati continuamente. Ma è così è bello della diretta. Ma sa fare una cosa? Mm. Diamo spazio alla regia, Bene. così si torna e vi racconterò. Un... Tutta dritto Ad... si va così. Ma insomma è anche una ventina di strade, San Donnino. Grazie. A fra poco. Bentornati amici Alessandro Prosperi, Andrea Fuggelli, i vostri postini fiorentini. Abbiamo iniziato un po' così di corsa, ma ora possiamo finalmente trattare l'argomento da cui nasce tutto. Da un personaggio poco conosciuto, probabilmente, la strada ancora meno perché mm -hmm. è un po' nascosta, e soprattutto quella che ho visto io non è neanche a Firenze, è nel comune di Vaglia. Ah, perché okay. su a Pratolino proprio dopo lo Zocchi quando scollini Scollina, eh? sulla destra trovi okay. via del Pievano Arlotto Pievano Arlotto quindi un prete mm. mi sono trovato il libro pa davanti a Firenze c'è anche c'è anche, anche a Firenze è nella zona di Ugnano bravissimo, ottimo, ecco. ottimo. a questo punto mi sono preso questo libro e ho detto via vediamo come è la storia perché questo è un prete molto famoso molto simpatico che faceva quelle sue burle però prima di vedere la sua storia, come faccio di solito? Guardo la strada Enzo, e si guarda le vie, le vie accanto per vedere qual è un po' il tema, qual è i, la varia, le varie motivazioni. Alla prima che ho visto è quella via Francesco Serdonafi. Ecco, sa un'impresa scoprirlo, innanzitutto perché sono tutte strade nuove a Ugnano, quindi i libri vecchi non ne parlano. Però quando sono andato a vedere un po' sull'enciclopedia sono rimasto un po' così. Perché si dice lui era uno, un insegnante di grammatica del 1540, scrive un paio di libri, poi va a Roma e se ne perdono le tracce. Mm. E, e perché c'è una via ah. dedicata? Chissà se C'è magari... scritto sotto Francesco Serdonati, uno ha scritto un libro e poi è andato a Roma. <ride> scrittore, poeta, sì. compositore. Siccome sì, un motivo ci sarà, magari qualche nostro. Qualche ascoltatore, ascoltatore ci può qualche aiutare. ascoltatore ce lo può dire di Ugnano. Di di La via accanto ha un nome stranissimo. Via Perlone Zipoli. Perlone Zipoli, ma chi mm. l'era questo? Era un soprannome, il soprannome di Lorenzo Lippi, che era un pittore, un pittore dalla delicatezza unica. Lui diceva che quando dipingeva era un po' come quando un, un poeta faceva una poesia, no? quindi molto delicato. Ma toccava piano. Eh, la sua vita mi ha ricordato un po' quella di Rosso Fiorentino, il nostro amico Rosso Fiorentino. Eh tanto caro al Natale, al Natale sì. che eh, Rosso Fiorentino finì in Francia eh, e divenne l'artista di corte di Francesco I e Lippi invece finì a Innsbruck alla corte di Claudia de' Medici la vedova di Leopoldo V d'Austria che era la contessa del Tirolo tra l'altro prossima settimana sappi che trasmetterò dal Sud Tirolo oh eh. c'è sempre il Sud Tirolo von Spartan eh? eh? mi picchiano duro ci porti anche il canè al... <ride> vabbè Sai com'è morto Perlone Zipoli, ovvero Lorenzo Lippi? No. Di Pleurife. Allora servirà un santo protettore della pleurite? Ecco, non l'ho trovato. Non è Arlotto? No, no, no. In realtà, e questo lo voglio ricordare, siccome c'è anche una zona che ne parla, San Bernardino da Siena è un po' il patrono, patrono dei predicatori e di quelli che soffrono di ludopatia, non solo, anche chi soffre di insufficienza respiratoria. Infatti, è molto attuale. Allora l'agganciamo alla pleurite? Poi, durante il COVID, insomma, è stato un problema menzionato. Esatto. Comunque, tornavano. A parlare di questo Zipoli sembra è, è un po' un anagramma del suo nome lui aveva un caratteraccio eh? nel senso lui si credeva molto molto ganzo tant'è che una volta andò a Correggio dove c'era no Correggio andò a Parma dove mm. c'era il pittore Correggio che stava esponendo mm. non ci vuole andare nemmeno a vederlo disse ma chi vuole a vederlo non può insegnare nulla no, di, di Correggio da dove, dove veniva infatti questo pittore da Correggio ma scusami, eh, ma questo arlotto? Cioè, siamo finiti a San Donnino, a ah, Ognano e ora siamo a Parma, Correggio. Andiamo avanti, tra l'altro. Sono andato a vedere a questo punto perché si chiama Correggio quella città mm. e mi ha ricordato un po' anche il nostro territorio. Perché deriva dalla Fino: non, si, non è in Toscana, eh, si sta andando verso. Siamo in Emilia Romagna, io ci passo spesso quando vado su e, e Dante ride sempre con questo nome. Mm. Deriva dalla Fino: Corrigium è questa striscia di terra tra le paludi noi abbiamo zona un... paludosa sempre. noi invece si dice panzano pantano allora eh, noi questo... vabbè comunque torniamo a noi che succede che Lorenzo Lippi era non solo un pittore perché anche le sue opere sono esposte agli uffizi ma ha scritto un famoso poemetto il malmantile riacquistato eccoci e proprio lì la via accanto è via del malmantile riacquistato ma dici Samognano malmantile e l'è di là le, sopra la strassigna, sopra il masso della gonfolina ecco ma è Arlotto aspetta, certe volte abbiamo sotto il naso questi nomi così strani Cos da dove arriva questo nome? il poemetto dell'Ippia a un certo punto diceva risiede Malmantil mantil sopra un poggetto e chiunque verso lui volta le ciglia dice che il fondatore ebbe il concetto di fabbricare l'ottava meraviglia proprio Bellino. di Garbava eh. Ecco questo piccolo borgo malmantile Nasce come un avamposto militare Era sopra la strassigna Verso, Empoli. verso Empoli. Eh, siamo su Empoli E nella cinta muraria Che una parte di essa la possiamo ancora vedere C'è lo zampino del Brunelleschi Sembra più una consulenza mm. Però se ci pensi La strassigna, le mura di la strassigna Sono, sono opera del Brunelleschi E questo strano nome Questo malmantile Vuol dire cattiva tovaglia ma chi si sì, perché? perché. Allora, sento un po'. Si fa riferimento a un'epoca lontana, ma che abbiamo già trattato quando a Firenze arrivò il milanese Sant'Ambrogio. Uè. Uè, eh. Cos'era venuto, venuto a fare? Era venuto a trovare San Zanobi. Per la, per la basilica di San Lorenzo, se non mi sbaglio. Esatto, dovevano consacrare la Basilica di San Lorenzo, quella basilica che mille anni dopo poi divenne la Basilica dei Medici. Poi, in realtà è stata ricostruita più di una volta, però era venuto e per l'ultima volta da chi? Da chi? Da Brunelleschi. Bravo, siamo sempre lì. La presenza di Sant'Ambrogio a Firenze è molto documentata, ma perché? Non è che un arrivato. Aveva, aveva Instagram? <ride> no, cioè... quando arrivi in un posto non è che puoi vedere freccia rossa. Stai, lui è stato qui a Firenze per almeno un anno. Tant'è che poi c'è stata la, la chiesa di Sant'Ambrogio, uh -huh. dove ha incontrato San Zanobi a Malmantile. Hanno fatto un tabernacolo e soprattutto si dice che quella croce che trovate in via del Trebbio sia proprio un suo riferimento. Allora si è sempre pensato che la croce di via del Trebbio fosse lì per ricordare gli scontri tra gli eretici patarini e i membri cristiani della società di Santa Maria chi sono i, questi membri di santa maria coloro che fondarono la, la misericordia, misericordia questa è una storia che dovremmo trattare in realtà poi nel 1500 il borghini dove è via borghini scritto alle cure bravo ha, ha, ha capito ha, è riuscito a decifrare l'epigrafe in cui si parla proprio dell'incontro tra zanobi e ambrogio che comunque si sta sempre parlando di lotte fra religioni perché in quel caso però erano tra cristiani e Pagani, ma io continuo a dire: 'Ma perché allora cattiva tovaglia? Cattiva tovaglia perché? perché quando arrivò a Malmantile lui si trovò malissimo e le ah, un sì. po' con tutti la Remminaese, eh, salivole, eh, eh. allora ma eh, alla eh. fine se ne voleva andò all'osso buco, <ride> bravo! Se ne andò con tutti e iniziò: 'Se ne andò uh, bociando ma che cattiva vo tovaglia voleva dire semplicemente cattiva accoglienza.' E si sì, dice, sprofondò questa osteria con questo oste, in una voragine. Insomma, questo è quanto. Sant'Ambrosio è... venne a Malmantile a, a cercare Frignuccio. Come ecco, si dice. però questa è la storia di Malmantile. Malmantile riacquistato è il titolo di questo poema. Perché si chiama così? Riacquistato significa riconquista, ri riacquistato. Cioè, uh, ed è un mix di citazioni tra la Gerusalemme conquistata di Torquato Tasso abbiamo piazza Tasso e la croce riconquistata di Francesco Bracciolini ecco via Poggio Bracciolini centra nulla, nulla. nulla comunque quindi recensione negativa su Malmantile da parte di Sant'Ambrogio ecco bravo questa storia è piena di modi di dire fiorentini un po' comico, stile popolare a volte anche un po' volgare e si racconta di una storia dove c'è Celidoria, Berdinell, Baldone Bertinella sono tutte vie di un gnat. da davvero esatto. La storia parla dove c'è questa Che il mantile. Arriva questa cattiva Bertinella che usurpa il regno di Celidora. Ma Baldone, che lei era il cugino, interviene a suo favore. Era lui, era il. Um, il signore di Ugnano e mette su un esercito fatto di ciechi zoppi, briaconi sembra anche che venissero dalla Sardegna <ride> e riescono a riconquistarla. Facciamola breve, Ma la cosa buffa è che alla fine che fa la, la brutta Bertinella quando ha capito stava per perdere, che fa? Organizza una festa da ballo. Così, a caso. E sembra proprio che Boldone si innamori di lei. Una volta innamorata ci riprova. Insomma, alla fine finisce e muoiono tutti e, e Celidora riesce a, a riavere Ugnano. Abbiamo già parlato di, quindi, di tante strade. Ma tutte le volte ancora non siamo arrivati a parlare di Piazza Marlotto. Ci si arriva. La piazza di Ugnano è di Pucciolamoni, Lamoni, che lui è quello che eh, ha poi pubblicato questa storia del malmantile e ha messo anche varie, ehm, varie note, come Ardano Ascetti, un altro, un altro che l'ha pubblicato, oppure Via della Crezia. È una storiella invece in vernacolo fiorentino, scritta da Giovan da Battista Zannoni. Dov'è la Via Zannoni? Te la ricordi? Non me lo ricordo. Al mercato di San Lorenzo. Eh. Poi c'è Via Monosini, un altro letterato, anche lui facente parte eh, dell'Accademia della Crusca. Poi c'è Via della Francia. Un'altra novella, una novella scritta da Michelangelo Bonarroti il Giovane, che è il pronipote di quello vero. Anche lui ha una storia allucinante, ma eh, mi dà l'idea. Ah no, siamo arrivati in fondo, stai parlando vie su vie. Non hai ancora parlato di Arlotto. Allora, va bene così. Facciamo così: del Piemone Arlotto si parla prossima sì, la prossima settimana. E si continuano con le storie di Uniano. Mi, sei innamorato, tu, mi sono innamorato perché chi ha scelto invece di fare solito Via di Fiumi, Via di Piante ha preso tutti i personaggi e novelle della letteratura fiorentina. Quindi qualcuno che ne sapeva. A questo punto, molto velocemente, non ci rimane che fare gli auguri di Natale Augurare buone feste. e ringraziarvi di averci seguito. È già il secondo Natale che facciamo insieme. È un piacere sentire. Quando ci salutate, ci riconoscete e ci fate complimenti. Con affetto, con affetto. Con affetto. Anche perché noi tutti i giorni quando poi si porta le borlette non è che ci vedono tanto Si stanno molto felice. simpatici, va bene. Qui c'è un'altra puntata, sì, un'altra posso... puntata prossima settimana, quindi non è l'ultima del, del 2022. quindi andremo bene, avanti con questa prossima. storia. Un abbraccio a tutti voi. A amici. Buon Natale. Ciao.